la Chanel di Gomorra, se hai in mente, lasciamoci con un auspicio, un messaggio positivo. State a casa vostra, facile bravo. Ma Chanel, la stanno a sentire, ecco, questa cosa è importante. Se dice una cosa, la gente la sta a sentire, nel bene e nel male. In questo caso, più bene, nel senso, state a casa vostra. Even if 1 meter away. This guy is Sean Cannon, my favorite actor and my friend. You are welcome, Sean. This is our special guest tonight. Ciao Claudio, I'm doing well. It's so nice to see you. Congratulations on your new show. E noi americani siamo con voi. Innanzitutto complimenti, perché il nostro Grazie. lavoro di giornalisti consiste nel ca far capire alle persone, non drammatizzando, ma far capire alle persone come stanno veramente le cose e quali sono le vie della speranza. A tutti noi è venuta in mente la stessa frase: che figura di merda. È nato, te lo dico, perché quando ci fu la guerra del Golfo, arriva la notizia che Saddam Hussein è stato catturato, nascosto in un cubicolo sottoterra vicino alla campagna, alla sua casa di campagna. Io faccio l'edizione straordinaria, vado in onda e dico, ed ecco la prima immagine di questo feroce dittatore. E che foto hanno messo? Quella di Berlusconi. Che figura di merda. L'avevo Si visto nella puntata. spiega tutto. Ben trovata Vittoria. Ciao, ciao Claudio. Come stai? Bene, dai, si va avanti, eh? Difficile questi giorni, però ci si abitua a tutto. Se papà è lì con te, lo possiamo anche salutare e sentire un attimo. Dalle difficoltà scaturiscono delle energie nuove, e penso ai più giovani, che naturalmente potranno fare tesoro di questa esperienza e capire soprattutto che cosa va limitato nella nostra esistenza e che cosa invece va valorizzato. Per intraprendere un grande viaggio a Los Angeles, dove ci attende Danny Mendez, e lì da casa sua che ci aspetta, Danny, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli amici che seguono questo seguitissimo, che seguo anch'io l'antivirus. E trovo assurdo questa cosa in Italia che c'è una cosa del genere. No, in Italia deve essere, non ti esce, punto e fine. Ostia, intanto grazie per il tuo appello accorato, perché è bene, no, Danny, è giusto, Sì, è certo, la paura, c'è molta tensione, quello che dice è sacrosanto. Volevamo sapere che vita facesse Tom Cruise, Angelina Jolie, eccetera, però vabbè, non fa niente, ci siamo sfogati diversamente.